Cesare, ce l'abbiamo mettere nella stanzetta. Di là già ci stanno Enzo, Chopper e Loredana. Non me ne sia detto. Che c'è, c'è? Oh, ma che pensi? Penso all'altro anno. Stavo qua a questi tempi. Per il periodo che te ricordavi. Se facevamo il massimo, un par di grandi al giorno, andavamo tutti i giorni a rubare. E quel giorno avevamo fatto una bella chiusura. C'avevo, mamma mia come stavo quel periodo, c'avevo, ero proprio rovinato, tutto sventrato. Quel giorno avevamo fatto una chiusura, avevamo preso una cifra. Avevamo preso proprio belli soldi. Comunque stavamo a dormire, mi sono alzato, mi sono svegliato la notte, stava rata persa. Io che fa? Vado da Mario, no? Sono andato da Mario, tutte storie, scene. Ah, quest'ora, vabbè. Come ho visto gli esordi, beh, vabbè, forse si può fare. E mi ha dato una roba. Caricato una siringa, una fontanella, mi sono preparata la roba, passavo un tassì, chiamato il tassì, ho fatto portami ostia. E ho messo in mano un pezzo una piotta e ho fatto portami ostia, portami ostia. Come ho visto i sordi, via, è partito come una schiaccia. E io mi sono trovato con questa spada così, dico, ma che faccio? Mi faccio dentro il tassì. Ho preso, ho cominciato a farmi. Mancavo mannato me da roba, mi si è appannato tutto, pum, non ho capito più un cazzo. Mi sono ripreso che ho visto queste due facce da cazzo grasse con la barella che correvano verso la macchina. Mi aveva portato al Santo Eugenio. Come ho visto il sito, mi sono guardato il braccio, ho visto, c'avevo ancora la spada infilata. Ho visto che il sangue in sera coagulato, pum, ho mandato giù tutto il resto. Ho preso quest'altra pezza, mentre questi arrivavano io sono sceso dall'altra parte della porta e gli sono sparito proprio, gli sono sparito tutto e l'ho lasciato senza il loro cadavere detrogato. Lo sai che ho fatto poi? Sono andato alla ferrovia. Mi sono sdraiato con la testa sui binari. Aspetta il treno. Poi però me ne sono andato. Ah, c'è?